Brescia Cremonese 3-2. Video di commento della partita, video approfondito, mi sono preso i miei tempi per studiare la partita e parliamo un pochino a tutto tondo del momento della Cremonese. Prima parliamo della partita. La partita è iniziata con una breve fase di studio, poi ha subito trovato un punto di squilibrio con il gol del Brescia, un gol tiro di Dijkman, Fulignati respinge e Besaggio anticipa tutti. C'era Zanimacchi in zona, ma diciamo che anticipa tutti sulla ribattuta e mette dentro. Un gol che sicuramente ha cambiato la partita, che sicuramente è contraddistinto da un errore tecnico di Fulignati, che non riesce a respingere la palla lateralmente come avrebbe dovuto, ma frontalmente. Però io dico che ha commesso un errore tecnico, ma dico anche che non era così semplice quell'intervento, perché è una palla che rimbalza, scoccata all'improvviso, siccome non l'ha neanche vista subito partire, una palla non facile da gestire, e quindi sì, l'errore c'è, non è un errore così clamoroso perché la palla non era semplice. Diciamo che Fulignati ci ha abituato molto bene, quindi non siamo abituati a vederlo commettere imprecisioni, errori e sbavature. Sulla ribattuta Besaggio anticipa tutti e già lì si è iniziato a vedere una differenza di reattività fra il Brescia e la Cremonese notevole, che è stato lo spartito di tutto il primo tempo. Il Brescia ha avuto più reattività, più aggressività, più incisività. Per tutto il primo tempo il Brescia ha corso, pressato, aggredito e messo in difficoltà la Cremonese. Marano aveva studiato bene la partita, aveva individuato quelli che possono essere i punti deboli della Cremonese, pressava alto sulla costruzione dal basso e ha rubato palloni importanti. Però va anche detto che la vera differenza l'ha fatta appunto l'atteggiamento pieno di energia, di aggressività del Brescia, mentre la Cremonese non ha mostrato tutta quella aggressività. E questa, poi ne parliamo nella seconda parte del video in cui analizziamo la situazione in generale, è una questione che va al di là della tattica e dell'allenatore, dei suoi errori, delle sue scelte, delle sue missioni, quello che volete. I giocatori vanno in campo e vedere un atteggiamento non all'altezza dell'energia del Brescia non va bene. Per tutto il primo tempo è andata così e Brescia ha collezionato tante occasioni, mentre la Cremonese ha avuto solamente un paio di occasioni, soprattutto su cross dalle fasce, situazione che ha messo un pochino in difficoltà il Brescia, con inserimenti, Collocolo, ma anche Nasti, che potevano portare a situazioni di pericolo, ma non siamo stati abbastanza cattivi nell'aggredire la palla sotto porta, e ritorna il tema della cattiveria. Però almeno diciamo che quella situazione dei cross qualcosa ha creato, più attivo di tutti Zanimacchia, che non ha giocato bene neanche lui, ma forse nel primo tempo è stato tra i meno peggio in una partita, comunque nel primo tempo tutti da bocciare, non ci sono eccezioni. La Cremonese però ha subito tantissime occasioni, Brescia, che secondo me ha meritato ampiamente di vincere la partita, non ho rammarico, ha avuto tante occasioni, perché c'è stato il gol, c'è stata la traversa colpita da Holzer su una palla persa da Maier, Maier veramente in balia, in grande difficoltà, è emersa la sua lentezza, lentezza anche di gestione della palla, non parliamo solo di gamba. La Brescia ha attaccato con palle lunghe a cercare la profondità e in una situazione di questo tipo ha creato una situazione di pericolo sulla quale ci ha messo una pezza Fulignati. Poi c'è stata la palla sbagliata da Collocolo, che in pratica ha lanciato Borrelli, ma anche qui Borrelli va via a Antov e a Maier con estrema facilità e la mette dentro, un gran bel gol, ma i difensori grigiorossi non ci fanno bella figura. Ci sono state diverse altre occasioni e poi il calcio di punizione perfetto di Verret, lì un grande gol del giocatore del Brescia. In tutta questa situazione la Cremonese ha reagito con nervosismo e affidandosi a iniziative dei singoli. Questo nervosismo ha portato anche qualche cartellino giallo. Nel secondo tempo Stroppa ha provato a cambiare qualcosa, soprattutto negli uomini. In realtà si è detto che nel secondo tempo è stata la reazione. Rivedendo la partita, i primi 10-15 minuti del secondo tempo sono ancora del Brescia. Poi il Brescia cala come intensità e la Cremonese riesce a venire fuori, perché il Brescia cala in intensità. La Cremonese ha una reazione di nervi, di orgoglio, però stringi è frutto più dei nervi, dell'orgoglio, che non di un cambio di disposizione tattica pensato lucidamente. Gli schemi sono un po' saltati, ci si è adattati alla situazione, si è anche cercato di risolvere le cose a volte un po' da soli, e con qualche giocatore che è entrato ha dato di più di chi c'era nel primo tempo, quantomeno a livello di energia, e sono arrivati i due gol, che peraltro sono due palle inattive, un calcio d'angolo, gol di Nasti, e la punizione di Buonaiuto. Però almeno anche un paio di occasioni con De Luca, tanto bravo nei movimenti quanto scadente sotto porta, lui si riesce spesso a liberare davanti al portiere, il problema è che poi la porta non la c'entra, e un'occasione di Buonaiuto che ha sferrato il palo, Buonaiuto tra i migliori tutto sommato, Buonaiuto che
ha fatto tante partite come ha deluso negli ultimi mesi, forse negli ultimi 2 anni. È un giocatore che ha avuto una parabola discendente, stavolta ha fatto vedere dei segnali di risveglio. Io spero che siano i segnali di un inizio di risveglio in grande stile. Nel finale, sul 3-2, potevamo giocare sull'effetto paura, ma in realtà non siamo mai riusciti a spaventare più di tanto il Brescia e avere l'occasione seria del 3-3. E Brescia ha anche avuto qualche altra circostanza che poteva farci male. Non credo che il risultato sia giusto. Il Brescia ha meritato di vincere. Su Brescia, devo dire, il Brescia non è la squadra dell'anno scorso, neanche quella di 2 anni fa. È una squadra che non va sottovalutata. La Cremonese non deve cercare giustificazione alla partita, nell'avversario. Però il Brescia di quest'anno è una squadra ostica, e esattamente come lo Spezia, squadra che secondo me è molto sottovalutata. Sono squadre che giocheranno per andare ai playoff, magari per fare anche qualcosa in più, e quindi meritano stima e rispetto. Questo non toglie che il primo tempo della Cremonese sia stato qualcosa di impresentabile, perché la Cremonese non può giocare con il valore della rosa che ha, con il prestigio della società, con quello che rappresenta la Cremonese in questo momento, un primo tempo così, perché un conto è perdere le partite, questo fa parte del gioco, come riesce poi tranquillamente perdere, un conto è non presentarsi sostanzialmente, perché nel primo tempo la Cremonese non è stata all'altezza dell'avversario a livello di energia, grinta, intensità. Di questo io ritengo responsabile collettivamente i giocatori, poi poi l'allenatore che ha le sue colpe, però io voglio metterli sul banco, perché se no si parla tantissimo di stroppa e passano in secondo piano altre responsabilità. Quando tu giochi con poca energia e poca grinta, che è venuta fuori nel secondo tempo, questo sì, ma troppo tardi, recuperi solo parzialmente il mal tolto, non può essere accettato. Questo non vuol dire che non siano professionisti seri, però hanno bucato una partita importante e meritano una tirata d'orecchie anche bella sonora. Quindi i giocatori, collettivamente, per il primo tempo che è stato giocato, si devono prendere le loro responsabilità e mi aspetto che rispondano sul campo, non a parole, con una prestazione di grande grinta, intensità e sangue agli occhi contro il Bari, perché è così che devi reagire. Puoi toppare una partita, anche se questa è una toppata seria, perché la partita con il Brescia è sentita, è importante. Allora, però, la partita dopo mi devi far vedere veramente una prestazione di alto livello agonistico. Poi sui risultati non sono mai prevedibili, puoi anche giocare bene e perdere, ma far vedere una squadra che entra in campo con una voglia di spaccare il mondo che a Brescia non si è vista. Parliamo dei singoli, poi parleremo dell'allenatore. Fulignati, come l'ho detto, ha sbagliato sul gol, però Fulignati ha fatto talmente tante belle partite, ha commesso un errore su una palla difficile. Io sulla punizione, siccome c'era poco da fare, e anche Borrelli non gli do colpe, quindi non me la prendo di certo con Fulignati. Antuf è un giocatore di una grandissima stima, però bisogna dire che quest'anno è partito male. Non è partito almeno all'altezza, del livello a cui ci ha abituato l'anno scorso. L'anno scorso è veramente uno dei giocatori più forti visti a Cremona almeno in questi ultimi 10 anni. Quest'anno non è lo stesso Antuf, la squadra ne risente. Moretti, che gioca anche perché c'erano delle assenze importanti, è un giocatore che arriva dalla C, ha bisogno di tempo per fare rodaggio, esperienza, quindi io accetto che possa avere dei limiti di esperienza, però si sono visti. Anche Bianchetti ha finito con l'affondare insieme al gruppo, anche se secondo me rispetto ad altri è andato anche un pochino meglio, però pure lui non è riuscito a suonare la carica. Vasquez, partita veramente incolore, male male. Zanimaca, l'ho detto, male anche lui, meno peggio di altri, ma è fra i peggiori, non è indovinata mezza. Anche Collocolo, troppi errori. Cernicola un po' meglio nel secondo tempo, ma non è il Cernicola che conoscevamo. Nastri almeno ha segnato il gol e in qualche modo si è riscattato. Johnsen ci ha provato all'inizio, ma poi si è nervosito troppo. De Luca, ve l'ho già detto, lui ci arriva davanti alla porta, poi la mette fuori. Pickel, grande energia. E tra l'altro, durante la partita è stato insolitamente calmo, portava via gli altri le risse e poi ha preso la multa perché ha litigato nel tunnel. È incorreggibile su questo il nostro Charles. Buon aiuto, probabilmente una nota più positiva del match. Barbieri, uno spezzone, tutto sommato accettabile nel momento migliore della Cremonese. Van de Putte sicuramente ha fatto qualcosa di più positivo rispetto ad altre partite, però questo si ricollega anche al discorso tattico, ne parliamo nel momento in cui parliamo dell'allenatore. Quindi, sostanzialmente, un naufragio, sono ben pochi quelli che hanno fatto qualcosa di positivo e tanti quelli che non hanno reso, e i giocatori non vanno deresponsabilizzati. Però questa squadra ha un problema che va al di là del valore dei singoli giocatori. Io credo, di questo ne ho anche parlato sul giornale a livello articoli scritti, che sia una squadra di solisti, nel senso che sì, il collettivo della Cremonese esiste, ha una sua identità, ma non c'è quello che suona la carica nei momenti difficili. Forse potrebbe farlo Castagnetti, che però non c'era, è infortunato, e per me Castagnetti è un giocatore molto importante per questa squadra. Johnsen può farti la giocata, ma non è un leader carismatico.
Vázquez, che potrebbe esserlo, questa partita è stato incolore e sparito dal campo. E poi è un giocatore particolare, forse non ha le caratteristiche del leader tecnico sicuramente, parliamo di leader carismatici, di quello che nel momento di difficoltà suona proprio una carica a livello agonistico, che scuote i compagni. Nel primo tempo sarebbe servito una figura che prendeva di petto i compagni e li faceva svegliare, perché era una squadra addormentata. Non si è vista questa cosa. Molti hanno reagito di orgoglio e di nervosismo, cercando anche la giocata a livello individuale, che a volte riesce anche perché i giocatori sono forti presi singolarmente. Ma questo è uno dei problemi di questa squadra, che tante volte nelle difficoltà si affida alla giocata del singolo, che a volte ti fa vincere la partita. Jones, quando è in giornata, se ne ha voglia, ti fa vincere la partita anche in Serie A. Però non è così che arrivi a ottenere i risultati a fine campionato, questo ricordiamocelo. Troppo priva di un leader sul piano emotivo, troppo affidata ai solisti. Questo non vuol dire che non ci sia un'identità di gioco. E qui veniamo all'allenatore. L'identità di gioco c'è, però l'identità di gioco, che ormai lo sappiamo, è prevedibile, perché tutti ci conoscono, tant'è vero che tendono ormai a incontrarci e a affrontarci tutti nello stesso modo. Ci attendono bassi a livello di baricentro, magari però andando a cercare di pressare alto con gli attaccanti, quando facciamo questo sistema basso, poi questo varia da squadra a squadra. Però ci tendono comunque a negarci gli spazi, non ci permettono di giocare a spazi aperti. Anche perché l'unica volta che è successo con Sassuolo abbiamo malmaldeggiato. Anche il Brescia, pur giocando una partita molto aggressiva di gran pressing, è stato molto attento a non scoprirsi nel primo tempo, a concedere ripartenze. Questo determina delle problematiche. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più, anche il secondo tempo non è stato poi scintillante. Secondo tempo abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo, ci voleva anche poco. Ma anche nel secondo tempo non c'è stata una vera e propria rivoluzione tattica. Più che altro abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo a livello di giocatori offensivi e sono un po' saltati gli schemi. Ma non è che siamo andati lucidamente a modificare il nostro modo di giocare. Van de Put ha cercato spesso l'esterno, perché gli viene anche naturale, secondo me, è abituato dai tempi di Catanzaro, e ha fatto qualcosa di meglio rispetto alle partite precedenti. Niente di trascendentale, ma sicuramente meglio. Ma è frutto di una situazione contingente, non di una scelta lucida. Stroppa è continuamente coerente con le sue idee. Non ha cambiato il suo tran tran, è sempre lo stesso. Abbiamo un modo di giocare preciso, un'identità di gioco precisa, è sempre quella, non si cambia. Possono cambiare gli uomini, puoi cambiare che magari è dentro in campo due punte più pure o una punta e una mezza punta. Può cambiare qualche cosa a livello di finezze, di dettagli, ma il modo di giocare è quello. Però questo modo di giocare, l'abbiamo già visto, non è disastroso perché un po' di partite le vinci, anche perché hai qualità nella rosa, ma non ti garantisce una continuità di rendimento ad alto livello, perché tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa, la Cremonese è diventata una squadra molto alterna, fa una partita buona, poi una meno buona. In questo campionato abbiamo già toppato Cosenza completamente, il primo tempo di Brescia, siamo andati a sprazzi con la Carrarese, a sprazzi con lo Spezia, con un secondo tempo di grande sofferenza. Poi c'è la partita buona, come con Sassuolo, che però si è aperto, e quando l'avversario si apre, le cose cambiano. E quindi è un modo di giocare, io lo dico da tempo, che ha una sua base logica, tutto quello che volete, ma ci vorrebbero delle alternative, anche per diventare meno prevedibili e sapersi adattare durante la partita alla situazione di gioco, come peraltro fanno le grandi squadre, perché se voi volete giocare il Manchester City o l'Arsenal o il Real Madrid non giocano sempre nello stesso modo. Ci sono dei principi che rimangono validi, ma c'è più varietà nelle loro soluzioni. La Cremonese manca sempre di questo famoso piano B, e per il momento Stroppa non sembra darsi inteso di volerlo fare. Questo perché lui crede molto nelle sue idee, ne sono convinto che lui sia in totale buona fede convinto che le sue idee siano giuste così e non si debba cambiare nulla, corroborato dalle statistiche che ogni tanto tira fuori. Infatti, io l'ho ribattezzato Fonzi perché in 2 anni, non ho mai, in 1 anno, non ho mai sentito dire ho sbagliato. Non so se vi ricordate che Fonzi nella serie Happy Days non riusciva a dire ho sbagliato. Questo non vuol dire che Stroppa sia un incapace totale. Il calcio è fatto di momenti. Adesso, in questo momento, sembra che Stroppa non capisca niente. Io ricordo giudizi simili su Baroni, che adesso allena la Lazio. Ricordo giudizi simili perfino su Tessier. Quindi non è vero che Stroppa non capisce niente, guardate che ha anche vinto dei campionati. Però si è incartato, ha raggiunto una specie di vicolo cieco da cui non sta più uscendo. Io ho sempre pensato che in situazioni di questo tipo dovrebbe intervenire la dirigenza, perché contrariamente a quello che si pensa, la dirigenza ha un ruolo che va al di là del mercato. Nei momenti difficili la dirigenza ti dà anche una mano a schiarirti le idee, e se sai fare bene questo mestiere riesci a farlo senza invadere il campo dell'allenatore, dando degli spunti, aiutandolo a ragionare, ma lasciandogli poi l'indipendenza e la capacità di scelta. È una persona intelligente,
si tratta a volte di far vedere le cose da un altro lato, di dare un'altra prospettiva. Questa cosa secondo me non c'è qua. E c'è anche un altro aspetto che andrebbe approfondito. Questa squadra, se gioca così, se gioca in questo modo, ci sono dei giocatori che sono stati presi, che non sono adatti a questo modo di giocare. Io sono sempre più convinto che o dirigenti e tecnico non si sono parlati, o si sono parlati e non si sono capiti fino in fondo per quello che erano le esigenze del mercato. Però rimango anche dell'idea che la squadra, se prendiamo i giocatori a livello individuale, è forte. Io non sono convinto, come dicono alcuni, che la Bellarosa è nettamente più forte del campionato. Per me no, è forte, come ci sono altre squadre forti, ce la giochiamo a livello di qualità della rosa. Il calcio però non è fatto di una somma di individui, devi diventare squadra. Ecco, abbiamo una qualità della rosa ottima e Stroppa deve fare i conti con questa e quindi dovrebbe adattarsi ai giocatori, non i giocatori che si devono adattare al modulo. E più che al modulo, al modo di giocare. Questo è quello che penso. Ribadendo che sarebbe sempre un errore pensare che un allenatore che allena in Serie B non sappia fare il suo mestiere. Questo non bisogna mai sentirsi portatori di una verità. Però, appunto, secondo me ci sono delle problematiche che vanno superate. Potrebbe superarle Stroppa, potrebbero decidere di cambiare. Questo è uno dei temi. Moltissimi vogliono il cambio di Stroppa. Ormai siamo arrivati al. Penso l'80% della tifoseria vorrebbe il cambio di Stroppa. E non parlo dei social, perché tutti pensano che ci si basa sui social, mi baso molto anche su quello che mi dice la gente che mi ferma per strada quando esco di casa, e sono tanti, o che sento nei bar, che incontro. Molti in questo momento sono contro Stroppa. Io ho imparato dall'esperienza che cambiare allenatore è una scelta delicata. Spesso non funziona. Questo non vuol dire che non si possa cambiare allenatore. Ci sono dei casi in cui è giusto farlo. E se chiedete a me verrebbe la tentazione in questo momento di farlo, però appunto io penso anche al passato e non so veramente se sarebbe la scelta giusta. Beh, so anche che in giro non ci siano tantissimi allenatori bravi, anche se un paio di quelli fermi a me piacciono, lo dico, per cui ci sono anche, non tantissimi. Perché comunque non è neanche facile trovare allenatori di livello. A prescindere, non decido io. La Cremonese questa settimana non ha dato nessun segnale di valutazione di esonero. È chiaro che se dovessimo perdere col Bari, il rischio potrebbe esserci. Sarebbe la quarta sconfitta in 8 partite, sarebbe la seconda sconfitta consecutiva, soprattutto se la squadra dovesse giocare male. E Stroppa arriva anche da un periodo nel finale della scorsa stagione in cui c'erano state delle complicazioni. Quindi, conoscendo anche il patron, potrebbero esserci dei problemi. Però non è neanche scontato, non datelo per scontato, dipende da tanti fattori. E vediamo la dirigenza, anche stavolta dopo un derby perso, secondo me malamente, perché questo primo tempo è pessimo, e io avrei voluto sentire da Stroppa, ma dico Fonzi che non chiede scusa. Ci scusiamo per il primo tempo davvero pessimo, in modo chiaro, tondo, non c'è niente di male nello sbagliare, chiedi scusa e ottieni più stima. Io sbaglio tante volte e chiedo spesso scusa, mi è capitato purtroppo di sbagliare tante volte. Vorrei che lo facesse anche lui qualche volta. Poteva parlare alla dirigenza, la dirigenza non parla, questo ormai lo sappiamo. Ci sono fior di manuali di comunicazione, di corsi di comunicazione. Se andate all'università e andate a studiare comunicazione, vi spiegheranno che nell'epoca moderna non puoi non parlare perché i vuoti, se tu lasci dei vuoti di comunicazione, vengono riempiti dagli altri e lo riempiono a modo loro. E non conviene mai. Però la Cremonese è fatta così e sono anche abituato. Quindi lo ripeto sempre perché secondo me è corretto dirlo, ma non mi aspetto che ci sia un cambiamento su questo punto. Quello che voglio far passare da tutto questo discorso è che le responsabilità non devono accentrarsi solo su Stroppa. Si parla tantissimo di Stroppa, ma come vedete i giocatori ci hanno messo del loro a Brescia e in generale ci sono dei giocatori che quest'anno non stanno rendendo secondo le potenzialità, e a volte dipende anche magari dal modo in cui sono impiegati, ma non in tutto e per tutto. C'è troppo nervosismo, continuiamo con i cartellini rossi e gialli, segno che comunque c'è una situazione di tensione all'interno della squadra e la dirigenza fa parte di coloro che devono essere chiamati a rispondere se ci sono dei risultati non all'altezza. E secondo me la dirigenza degli errori li ha commessi. Però ricordiamoci anche che siamo alla settima di campionato, che i campionati non si vincono adesso, che l'anno scorso, vi cito sempre qualche esempio, il Frosinone dopo 7 partite in Serie A, la squadra di rivelazione per retrocesso, e potrei fare tantissimi esempi in materia, veramente tanti. Gasperini, primo anno all'Atalanta, che era partito con una serie di sconfitte, poi guardate cosa ha fatto. Quindi non bisogna neanche assolutizzare quello che è accaduto in queste prime giornate. Capisco benissimo le critiche a Stroppa, però secondo me andrebbe tutto spalmato su tutte le componenti, senza deresponsabilizzare Stroppa. Io mi aspetterei che Stroppa
cambiasse in qualche cosa, non lo sta facendo, decide sempre il campo. C'è questa partita col Bari, è una partita importante in cui se dovesse andare male, siccome lui rischia, lo dico tranquillamente, e ve l'ho detto, se chiedete a me, anche a me viene la tentazione di dire cambiamo, però io ho anche l'esperienza che mi dice, non lo so, infatti sinceramente non saprei cosa fare, per fortuna non devo decidere io, vedete il bello di essere fuori, ed è anche per questo motivo che io cerco, quando faccio un'analisi di una situazione, di farvi un quadro generale, anche per capire che è vero che il calcio è una cosa semplice da un certo punto di vista, ma come tutte le situazioni della vita, le analisi devono essere anche complesse, approfondite, e quindi le soluzioni a volte sembrano semplicissime, magari non lo sono. Con questo, magari la Cremonese deve cambiare allenatore e con un nuovo allenatore inizia a vincere la raffica. Può anche essere, e potrebbe anche essere la soluzione, ma io non ne sono sicuro, sinceramente. Certamente ci vuole una svolta. Non è che sia una svolta a livello di chi dirige, che sia una svolta con questo gruppo, questo allenatore, questi dirigenti. La Cremonese ha delle potenzialità che per adesso non sono ancora espresse, perché secondo me non è ancora diventata una squadra con l'identità veramente forte, come ha avuto nei primi mesi di Stroppa, poi si è incartato perché non è stato capace di evolvere, e come ha avuto per esempio i tempi di Tesser, come ha avuto in altri momenti i tempi di Pecker. Identità non vuol solo dire identità tattica, ci vuole un gruppo forte in cui tutte le componenti si aiutano l'uno con l'altro. A me sembra che nei momenti difficili questo gruppo si scolli, non è che giocano contro, non sto dicendo questo, ma ognuno va per sé, sia in campo che fuori, ciascuno cerca di fare del suo meglio per risolvere i problemi, ma non si vede un'unione di intenti così forte. Si può creare, il fatto che non sia vista adesso non vuol dire che non possa nascere, si può assolutamente creare, e però bisogna farlo. Il campionato è lungo, però le giornate passano anche, quindi bisogna farlo. La classifica è cortissima, questa è un'altra cosa da considerare per quelli che mi dicono che siamo già tardati. Guardate che siamo a 3 punti dalla promozione diretta, quindi è per questo che invoco anche calma e dico, non consideriamo solo lo slancio emotivo di dire cambiamo, ma ragioniamo. Penso anche che la partita col Bari potrà darci ulteriori informazioni, proprio perché io mi aspetto una risposta di un certo tipo. È presto, non è una partita così decisiva, e anche sul piano tecnico-tattico per questa partita tutto passa in secondo piano. Dopo una partita come quella col Brescia, una squadra che vale tira fuori il meglio che ha a livello di attributi, a livello di carattere, e mi fa vedere una partita in cui il campo se lo mangia. Poi anche perdere, perché nel calcio a volte puoi dominare, gli altri fanno un tiro in porta e vincono. E il Bari tra l'altro è una squadra che merita rispetto, che è più forte dell'anno scorso, ma io mi aspetto una Cremonese veramente che mangia l'erba, perché a Brescia non l'ha fatto, e dopo una toppata ci deve essere una reazione. E quello vorrebbe anche dire che il gruppo è unito, è compatto, come si era visto con Sassuolo. Era un momento delicato, lì Stroppa era veramente rischiato, la squadra aveva giocato con energia, dimostrando di voler portare in alto la Cremonese e il suo allenatore. Quella era stata una bella risposta. Ecco, col Bari io rivolgo la stessa risposta che ho avuto con Sassuolo, a livello anche di energia, non solo il risultato dipende da altri fattori. Con Sassuolo è anche andata bene, se vogliamo, è una giornata in cui girava tutto bene, però la prestazione, perché la prestazione non sempre corrisponde al risultato. Ci sono partite in cui fai la prestazione e non vinci, partite in cui non fai la prestazione, per esempio col Palermo, pur perdendo, per me la prestazione c'era stata. Dopo c'erano delle ingenuità, degli errori, dei problemi tattici, va bene, ecco, io però voglio una prestazione di livello. Chiudo con una nota, trovo interessante che spesso mi viene detto i giornalisti a Cremona non hanno il coraggio di fare le domande, dunque io faccio i conti. Gli ultimi 2 anni mi ha chiesto a Giacchetta perché non si è dimesso, a Stroppa perché non faceva giocare Coda, perché nella finale playoff non l'aveva fatto giocare, perché non prova mai a cambiare modulo o comunque modo di giocare, avevamo avanzato dubbi anche sulle scelte più in generale del momento difficile l'anno scorso da partire con Ternana e Feralpi. Dei dirigenti ne parlo continuamente, e tra l'altro Giacchetta Mia e Calcinoni, c'è anche lui, parliamo di tutti i dirigenti che sono intorno alla Cremonese, quindi più di così, anche perché ricordiamoci che comunque questi sono anni d'oro per la Cremonese, non anni negativi, quindi ok pungolare e criticare, ma non bisogna essere distruttivi. La Cremonese di Arvedi è la seconda miglior Cremonese di tutti i tempi dopo quella di Luzzara, risultati alla mano. Sì, c'è quella degli anni 20 che forse può andare avanti alla Cremonese di oggi, ma era anche un altro calcio. Se volete mettiamo al terzo posto, è comunque una delle Cremonesi migliori di tutti i tempi, e di questo dobbiamo dire solo grazie, per cui io dico sempre quello che penso, se da criticare è critico, ma il quadro generale è che con questa società comunque stiamo vivendo anni positivi, quindi ok criticare,
ma neanche diventare solo distruttivi e buttare cacca nel ventilatore, come diceva qualcuno. Quindi no, quello non va fatto. Io penso di avervi detto tutto. Come vedete, sono molto incerto anch'io su quello che farei. Spero solo che la Cremonese contro il Bari faccia una prestazione che riporti un po' di entusiasmo a tutti quanti, perché il primo tempo di Brescia è stato davvero deprimente. E con questo vi dico ciao.